Breaking news di Pavia 1 TV e Lombardia Live 24. Accordo raggiunto nel cosiddetto terzo polo tra Renzi e Calenda. È stato proprio il leader di Italia Viva a annunciarlo. Lascio che sia Carlo a guidare la campagna elettorale. Sulla scheda elettorale anche questa possibilità. Siamo a lavoro per salvare l'Italia dai sovranisti, ha scritto. Per quanto riguarda centrodestra e centrosinistra, si cominciano a delineare intanto le candidature. Berlusconi vuole ripresentarsi al Senato. PD e Più Europa puntano su Cottarelli, mentre Sì e Verdi candidano Ilaria Cucchi. Si chiama invece Noi Moderati, la lista unica che raggruppa i quattro partiti più piccoli del centrodestra. La guerra in Ucraina è giunta al 169esimo giorno. Immagini satellitari confermano che diversi aerei russi sono stati distrutti nell'attacco alla base aerea in Crimea. Nuovi attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhia, attacco che preoccupa il mondo. L'appello dell'ONU a cessare immediatamente tutte le attività militari nelle immediate vicinanze dell'impianto resta inascoltato. Ci sono ancora nuovi attacchi nella zona. Il Covid prosegue ormai da più di una settimana la fase di miglioramento dell'ondata estiva. Tutti gli indici sono in flessione. Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 28.433 nuovi casi a fronte di 189.141 tamponi, i morti sono 130, dimessi guariti 57.911, stabili gli ingressi in terapia intensiva, mentre diminuiscono i ricoveri nei reparti Covid, meno 234, e il tasso di positività scende al 15%, meno 0,7%. In Lombardia invece 24.131 tamponi effettuati, 3.224 il numero di nuovi positivi, con un tasso di positività in calo al 13,3%, ieri era al 14%, il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive, meno 1, attualmente sono 41 i ricoverati, e nei reparti meno 26 con 1.055 pazienti, 36 decessi che portano il totale d'inizio pandemia a 41.875. Per quanto riguarda le province lombarde, nel milanese 803 nuovi contagi, di cui 294 a Milano città, a Pavia sono 207. Un bresciano è deceduto per la febbre del Nilo, la malattia provocata dal virus West Nile diffuso dalla puntura della zanzara. La vittima è residente a Cigole, Bassa Bresciana, era uno dei due pazienti più gravi dei quattro casi bresciani ed era ricoverato in ospedale. Sembra una scena da film, ma è accaduto veramente a Roma, in via Innocenzo XI. Quattro persone sono rimaste incastrate sottoterra mentre stavano scavando un tunnel, probabilmente per rapinare il cavo di una banca distante 300 metri. Sono stati recuperati a fatica dai vigili del fuoco e poi fermati. Luca Nogaris e Alessio Picelli, 38 e 48 anni, entrambi di Rovigo, sono stati trovati morti in un appartamento in affitto nel Queens, New York, nella serata di martedì. A trovarli un terzo amico che condivideva con loro lo stesso alloggio e che si era allontanato da casa nel pomeriggio per fare degli acquisti. Non sarebbero stati rinvenuti segni di scasso nell'abitazione, si pensa a un avvelenamento. In un tranquillo mercoledì d'estate, durante la festa del paese a Castelleone, Cremonese, fra i tavolini d'un bar, mentre intorno la gente si divertiva tra musica e spettacoli degli artisti di strada, all'improvviso è spuntata la lama d'un coltello e il centro storico si è macchiato di sangue. Bilancio: un morto, un ferito e un arrestato. Colpito all'addome, morto in ospedale il quarantenne Giovanni Senatore, residente in paese, ferito mentre cercava di difenderlo l'amico Alessandro Ferrari, 33 anni, mentre a finire in manette è stato Mauro Mutigli, 38enne, sempre di Castelleone. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il Covid, oltre a causare 40.000 morti, ha creato anche lunghe liste d'attesa in Lombardia per altri esami e interventi chirurgici programmati. E così il Policlinico San Matteo di Pavia, ospedale all'avanguardia, ha deciso di dare una svolta a questa vergogna per la salute dei cittadini, stanziando quasi 2 milioni di euro per circa 30.000 ore di lavoro supplettive svolte da medici, tecnici e personale sanitario, oltre agli operatori tecnico-amministrativi, così da sforbiciare queste liste d'attesa, abbattere i tempi di visita e ricovero. Ha tentato di buttarsi dal ponte coperto di Pavia, ma è stata salvata dai carabinieri. Erano le 3:30 quando alcuni passanti hanno visto nella notte una 25enne mentre stava tentando di gettarsi. Hanno subito avvisato i carabinieri, che sono arrivati a fari spenti, sono riusciti a prenderla, a trascinarla al sicuro tentando di calmarla. La giovane ha spiegato di aver subito una delusione d'amore, era stata abbandonata da ragazzo, così avrebbe manifestato l'intenzione di farla finita. Adesso è sotto osservazione in ospedale. I vicini di casa non ne potevano più della puzza insopportabile
così si sono decisi a chiamare gli agenti della polizia locale. Hanno scoperto che in un'abitazione in via Riberia, nel cuore del centro storico di Vigevano, tre stanze erano state trasformate letteralmente in pollai. In due camere si trovavano 19 anatre, nella terza 20 quaglie. Il pavimento era completamente coperto da escrementi e segatura, combinazione che con il caldo ha scatenato i miasmi insopportabili. La proprietaria di casa è stata sanzionata per una serie di violazioni, è stato intimato di pulire e sanificare i locali. Lei si è giustificata spiegando che gli animali erano allevati per consumarli in famiglia. Un ferragosto da tutto esaurito, quello che emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, focalizzata sul periodo 12-21 agosto, secondo cui oltre 10 milioni di turisti pernotteranno in strutture ricettive tradizionali e non, per salire fino a 15 milioni e più, aggiungendo al computo gli italiani che andranno nelle seconde case. Pronto meteo, nuvolosità variabile, venerdì in pianura con aumento della copertura dal pomeriggio dai settori orientali, nubi in moto verso quelli occidentali, in montagna cielo nuvoloso con copertura in diminuzione in serata sui settori orientali, precipitazioni deboli, rovesci o temporali sui rilievi centro-orientali dalla tarda mattinata, in locale intensificazione pomeridiana, in estensione anche all'Appennino, dalla serata residui deboli rovesci sulle prealpi, in estensione alla fascia di pianura centro-occidentale, temperature minime stazionarie tra 21 e 24 gradi, massime in calo tra 26 e 31 gradi. Tutte le notizie aggiornate con ARPA Lombardia Trevi Meteo sul nostro sito prontometeo.it. Tutte le altre notizie sui nostri siti pavia1tv.it, lombardialive24.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social, editore Agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.